Liberi.tv, Riccardo Cristiano, oggi è il 7 di gennaio del 2020, siamo in compagnia della signora Romilda Plastino qui a Cleto. La intervisteremo, le faremo qualche domanda sulla sua vita. 100 anni sono un traguardo molto importante. Una vita, giusto, una vita. Voi avete fatto tante cose, tanti lavori nella vostra vita, giusto? Ho fatto troppo nella vita. Avete fatto tanti lavori. Tanto lavoro, ho fatto di campagna, ho fatto dei negozi elementari, ho fatto la macelleria, i barri, ho cresciuto una famiglia di 8 figli. Allora, quindi vi faccio una domanda, a questi giovani gli volete fare un augurio particolare? Un augurio felice e contento, una vita brillante, contenti, lavori, rispettosi con tutte le persone. E tutti felici e contenti, per mille anni e buona salute, lavoro e salute e tutto il bene del mondo. L'auguro tutto il bene del mondo a tutti questi giovani che sono bisognosi e ci sono dei poveri. Voi però comunque avete vissuto fino a 100 anni con la semplicità, giusto? Semplice. Ho fatto tanti lavori, io me lo bosco. A prendere la legna, non potevamo nemmeno cucinare, nemmeno carne e pasta, la verdura, non potevamo manco cuocere al fuoco con la legna, e la legna che ne dà. Andavamo a quest'ora, eravamo ritornati dal bosco con le legna sulla testa. Che mi hanno una lavatrice, la pastaviglie, tutte come te, ma io non ci ho fatto. Noi la sera con una luce con lumino, un lumicino con la candela. Con la candela oppure con una luce di ad olio, con un lumicino di calze che abbiamo passato. E ci avevamo ricamare, ci avevamo fare le calze. Ma buttano le calze con un buco. Aiutano tutto, tovaglia, tutto, invece noi no. Quando noi abitavamo prima in paese, poi siamo andati in campagna, e poi erano le feste di Natale, mamma ne comprava le scarpe, non doveva venire nessuno, perché papà era in America, mio padre, e me ne mandava soldi, ed eravamo più... Stavate un pochino meglio rispetto agli altri. E poi... c'era una salita, ne cacciava le mie scarpe, ne mettiamo un tovrazzo, e poi quando venne la festa non abbiamo più scarpe. Per esempio, c'è un piatto tipico che vi piace, un qualcosa che mangiate? Io, alle figlie mie, li volevamo imparare tutti, mio marito diceva, Romilda, io mangio, fare cipolle, le figlie mie non voglio che fanno la mia vita, macellerie, lavori presto la mattina, la sera tardi, non c'era una festa di Natale, sempre buttata al negozio, che tanto è vero che l'hanno messo cavaliere del commercio a mio marito. Ah, vabbè, un bel riconoscimento. Adesso a mio figlio l'hanno dato il diploma del padre, prima mio suocero, poi mio marito e mio figlio Luciano, che l'hanno messo cavaliere del lavoro. E poi ti dico una cosa a mio figlio caro, i figli miei hanno fatto una vita troppo faticosa, perché hanno dato a mangiare ai poveri, se venivano una giornata in festa, marito, ma che ne deve di un pezzo di carne, che ne un pezzo di baccalà, poi tu la figlia, ma dunque una cosa di mangiare che tengo a figlio, ma dai come passare stasera, dai quelle cose, arrangiavano poche fette di carne di maiale, un poco di carne così ordinaria, anche lo da fare.
a che giudava. E lui non ha potuto fare nemmeno una sedia, figlio, ma manco una sedia. Per pensare alla popolazione di Cleto. Era popolazione andata a mangiare alle mie figlie, alla famiglia mia. Io ringrazio sempre Cleto che ha dato troppo alla mia famiglia, ha dato troppo. I miei figli sono pure sacrificati. E quindi oggi cosa succederà? Oggi praticamente vi festeggeranno a Cleto. Oggi vi festeggeranno a via... Tutto Cleto. A buone rimane, tutti a me mi vanno bene, io non tengo nessuno amici, amici non ne tengo, tutti mi vanno bene e io voglio bene a tutti. E io quando vado a letto la sera dico Gesù, Giuseppe e Maria, aiutate tutto il mondo intero, quelli che conosco e quelli che non conosco. Aiutate a tutti, a salute e lavoro, salute e lavoro, salute e lavoro. Gioia mia, che io certa volta, certa sera, a dirgli mi ha detto che una moneta stasera e la via come mio marito mi portava l'acqua. Allora, signora, chi volete signora Romilda, chi volete ringraziare? A tutto Cleto, all'amministrazione, tutti quelli che hanno lavorato per me, tutto Cleto, l'auguro tanta gioia e tanta felicità, tanta salute a loro e alla sua famiglia. E passassero 100 anni a passare meglio come desiderano i genitori. Bellissimo augurio, quindi la signora Romilda ringrazia la Proloco di Cleto, ovviamente il comune, l'amministrazione comunale e tutti i cittadini che si sono spesi per questo centenario che comunque vedete pure lei è contenta di vivere a Cleto e di ringraziare tutti i cletesi che le hanno voluto bene e che le vogliono bene. Liberi TV, Riccardo Cristiano, Cleto.